Ragazzi, oh, mi dicono che è uscito qualcosa di estremamente interessante. L'opera di due amici, fraterni, due pazzerelli, due geni, due folli, nel senso buono, che sono Piero e Nico. Vi invito, ragazzi, mi ha chiesto di fare il benvenuto in questa piattaforma della libreria Cavour, poiché abbiamo un rapporto intimo da anni. E quindi eccomi qui, il mio privilegio è dirvi che quest'opera è bellissima, ispirati dall'insegnamento. Un illustratore, fantastico, e un musicista, altrettanto, fantastico. Si sono fecondati reciprocamente. Cercaluce, che poi è divenuto guardiano del faro, ci parla dell'insegnamento senza parole. E già questo è fantastico, fantastico. Questo è Piero. E poi c'è un musicista, c'è un musicista che riempie di silenzio le sue note. Ma è bello o no? Ragazzi, vi invito a guardare quest'opera. Penso che l'abbiano celebrata sia il trionfo, se mi seri, dell'ascolto di musicista. Senza retropensieri. Senza se, senza ma. Un ascolto divenuto musica senza che lui, Nico, lo sapesse, probabilmente. E lo sguardo, sine doxa, come dicevano i greci, senza opinioni, senza pretese, senza aspettative. Un cercaluce che sa perfettamente che non la deve cercare altrove. E non la deve cercare attraverso lo sguardo retinico. E questa è l'illustrazione di Piero. Quindi è lo sguardo e l'ascolto, quadrimensionale, cardiaco, fantastico. È bellissimo, e sono veramente colmo di gioia, contentissimo per loro e per voi che guarderete e ascolterete. Ciao ragazzi. Grazie.